Buongiorno a tutte e a tutti, oggi siamo in compagnia di Gaetano Basile, illustre storico, scrittore e giornalista, importante memoria storica di questa città. Il suo ultimo lavoro per Calosse Editore si chiama Frugando tra i mercati di Palermo, realizzato con Andrea Ardizzone che ha curato la fotografia. Intanto, dottor Basile, come nasce questa collaborazione? Ma anzitutto non è che Andrea Ardizzone ha curato la fotografia. Diciamo che il libro nasce da oltre 10.000 immagini scattate da Andrea Ardizzone lungo il corso degli anni sui mercati più importanti di Palermo, che sono i tre mercati, cioè Ballarò, Capo e Vucceria. Naturalmente, osservando quelle foto e vedendo un pochino la sequenza delle immagini, mi ha colpito che in effetti raccontano delle storie. E quindi abbiamo deciso, di comune accordo, di fare dei commentari, delle didascalie, se vogliamo, a quelle immagini che sono in parte spiritose, in parte patetiche, dolcissime a volte, che danno comunque un'immagine dei mercati palermitani quali furono e sono ancora i nostri giorni. Quando si parla della Sicilia non si può fare a meno di citare appunto Palermo e i suoi mercati, Ballarò, il Capo e la Vucceria. Secondo lei, senza questi mercati, Palermo sarebbe forse una città come tante altre? Ma in effetti rappresentano l'anima stessa della città, un'anima antica. Ricordiamo a tutti che sono mercati, soprattutto Ballarò e il Capo, nati 1100 anni fa, cioè sono degni del rispetto, sono nati quando le altre città avevano i mercatini al coperto. Questi qua sono mercati importanti perché c'è di tutto, sono gli antesignani dei supermercati, si va dall'alimentare alle confezioni, all'intimo, all'attrezzatura per la casa, c'erano le tende, i tappeti. Ecco, questo significa il mercato, che poi tra l'altro è anche un luogo di incontro, non dimentichiamolo. È un luogo di incontro e quindi un luogo di cultura, perché dagli scambi nasce la cultura. Ma che differenza c'è tra questi tre mercati? Ma diciamo che i primi due, Ballarò e Capo, sono dei mercati tipicamente arabi, tant'è vero che il primo nasce come Souk al-Ballarat, cioè mercato degli specchi, dei vetri, delle trasparenze. L'altro invece prende nome, scritto per la prima volta, in un modo molto strano, Caput Seralcadii. Caput è latino e significa l'inizio. Seralcadii è una parola scritta in latino, ma in effetti è derivata dall'arabo. Ser al-Kadi significa la strada che porta al Kadi, che era un ministro di giustizia musulmano. Quindi già la dice lunga. L'altro mercato, quello detto della Vucceria, non è molto antico, anzi, non è neppure un mercato storico. È un mercato che nasce nel 600, quindi un mercato di 400 anni, che davanti agli altri due citati già alla fine, a metà del Novecento, anno Novecento, non 1900, la dicono lunga. Come hanno cambiato la morfologia della città questi mercati? Dunque, diciamo che anzitutto nascono come mercati fuori le mura cittadine. Difatti, uno, Ballarò, che è il più antico, nasce fuori le mura fenicie e romane, nella zona, diciamo, sud-est della città. Dall'altro lato, sempre fuori le mura, nasce invece il Capo.
Quindi due mercati che non ubbidivano alle leggi cittadine e continuano a non ubbidire alle leggi della città. Infatti sono una specie di repubbliche a parte. E nascono fuori le mura perché non si pagavano i dazi. C'era la possibilità di poter accedere a qualsiasi ora, mentre nelle città le porte chiudevano a un certo orario. Erano più comode per l'arrivo, lo scambio delle merci. E poi, poco alla volta, quei due mercati finiscono inglobati, soprattutto alla fine del Cinquecento, nelle mura cinquecentesche volute da Carlo V. Diventano mercati cittadini. Diversa sorte invece è quello della Bucceria, che tutti conoscono come Boucherie perché c'erano ai tempi dei francesi, ma tutte balle. In effetti Boucherie si diceva così perché era il posto in riva al mare, ricordo che la Bucceria nell'anno 1000 aveva il mare davanti, e lì si ammazzavano gli animali. Era il macello, con la comodità di buttare l'interiore e tutto quello che non serviva a mare. Che noi il mare l'abbiamo sempre considerato una specie di grande pattumiera, continuiamo così a usarlo. La differenza tra souk e bazar, molto spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma qual è appunto la differenza, se esiste una differenza? Cioè souk e bazar. Ma diciamo che sono souk, termine squisitamente arabo, bazar forse è più turco che arabo, comunque sono praticamente in pratica la stessa cosa. Quanto abbiamo ereditato noi dalla cultura islamica appunto e quanto è rimasto ancora della cultura islamica in questi mercati? Diciamo che sono ancora di cultura arabo-musulmana, basta vedere il modo di esporre la merce. Cattivante, meraviglioso, e il modo di esercitare l'arte del vendere. E allora diamo un'occhiata da vicino a questi mercati e vediamolo come esempio di cultura economica. Cominciamo dalla bagnata. La bagnata significa bandire a voce alta la bontà delle merci. Bene, considerate che è imitazione della voce del Muezzin, che dall'alto del minareto invitava alla preghiera, per cui quelli dal basso ad alta voce invitavano all'acquisto. Ma pur essendo illetterati, attenzione, ho detto illetterati, ma non analfabeti, perché avevano una grande cultura alle spalle, usarono quella meraviglia dell'istituto che è la metafora. Pensate soltanto alla bagnata del peperone, il tizio che urla che il peperone è meglio di una fetta di carne, una metafora. Pensate all'uva bionda matura che è come le trecce di una ragazza. Pensate ancora alla bagnata del pomodoro maturo. Questo è quello che viene da dove nasce il sole, guardate che è di una bellezza incredibile, e potrei andare avanti così fino ad arrivare alla parte più bassa però più divertente, che sono le bagnate oscene del venditore di pesce o del venditore di frutta e verdura, dove si arriva ad allusioni sessuali che sono chiaramente incredibili, però servono a vendere. Esatto, infatti la bagnata di Putia, quando diceva la roba bagnata è mezza vinnuta. Ma non solo, voglio ancora continuare su questa invenzione del marketing arabo. Ricordiamo che in questi mercati si vende da mangiare, cioè il cibo di strada fa parte dell'offerta dei mercati antichi. Però dopo aver mangiato bisogna pure bere, ed ecco perché tutti coloro che vendevano roba da mangiare sul posto si mettevano davanti a una taverna, cioè avevano inventato la joint venture, cioè tutti avevano in comune lo stesso cliente che prima mangiava e poi beveva. Ma non solo questo,
Non dimentichiamo che al capo, per esempio, è nato lo Sfincione, e una signora quasi, quasi illetterata, sapeva appena leggere e scrivere, inventa il franchising dello Sfincione. Venendo a Palermo l'avete visto tutti, quelle lape grigie che vanno in giro con un altoparlante su cui è incisa sempre la stessa voce, che è quella Ruzzo Pietro del capo. La incide con la voce da capiota. Perché? Perché al capo c'è un accento particolare. C'hanno la A inglese, cioè che slitta sulla E. Chicevolo, slisanureto. Ecco, e allora questa bagnata, uguale per tutte le lape, fa pensare alla gente che sia sempre la stessa. In realtà erano all'origine 17 lape, tutte dello stesso colore, che al mattino presto caricavano lo Sfincione pesato, al pomeriggio tornavano e pagavano praticamente il venduto. Aveva inventato quella povera donna, Dio l'abbia in gloria, il franchising. Quindi parlavamo di cibo di strada, che oggi viene volgarmente chiamato anche street food. Lei è d'accordo con questa definizione? No. È una porcata, ma purtroppo siamo in epoca di termini inglesi o americani che purtroppo si adoperano nel linguaggio corrente, anche se nessuno sa che significa. Comunque fa piacere, sembra una cosa moderna, ecco. Una cosa multietnica, sì, diciamo così. Ma io ho una curiosità, c'è una ricetta che nel passato era molto usata e che oggi invece si è persa? Cioè, se un turista viene qua, cos'è che non trova più in questi mercati? Diciamo che l'unica cosa che oggi è difficile trovare sono i ricci, perché sottoposti a sorveglianza, è proibito pescarne più di tanti, in genere quelli che si pescano anche abusivamente finiscono in ristoranti naturalmente, e quindi già trovare ricci di mare è piuttosto difficile. Poi non si trova più la pullanchella, cioè il mais, che tra l'altro non vuole più nessuno, non ho mai capito perché. Forse perché hanno tutti i problemi di natura dentistica. Anche. poco fa parlavamo della bagnata e nel libro viene specificata una cosa, che nonostante appunto i vari mercati abbiano questa sorta di caos, però anche la bagnata ha un suo ordine, cioè ha un suo calendario. Bravo, bella osservazione. In effetti, attraverso le bagnate si può vedere il passare dei mesi, delle stagioni, soprattutto per i pesci. Perché per esempio a gennaio c'è il trionfo del pesce azzurro, soprattutto sardine e sgombri, che oggi non si trovano più perché il mare si è riscaldato e sono pesci che vogliono acque fredde. Prima dalla parte meridionale dell'isola, quindi nella zona che va da Sciacca, da Agrigento, dove l'acqua è molto più fredda perché investita da una corrente fredda, si pescavano tante sardine e tanti sgombri. Oggi è difficilissimo, tant'è vero che vengono quasi tutti dal Marocco, dal Portogallo. E allora c'è la bagnata di pesce azzurro. Pesce azzurro che poi, scusate, ma l'avete mai visto un pesce azzurro? Sapete dove l'avete visto il pesce azzurro? In televisione, nei documentari sulla barriera corallina. C'è un pescetto così, di colore azzurro intenso, ecco, eppure velenoso. E come mai abbiamo chiamato un pesce come la sardina, lo sgombro, pesce azzurro? Ma scusate, è questione di ignoranza dei nostri nonni. Gli arabi lo chiamarono l'azward, l'azurd, che è il termine che si usa per la lazzurite, che in lingua italiana corrente sarebbe
il nome esatto viene dal termine persiano e poi arabo l'azward, poi l'azurd, che sta per l'azzurite, che è il nome scientifico del lapislazzulo. Infatti quei pesci hanno il colore del lapislazzulo, ma non dell'azzurro. Però noi abbiamo pensato che l'azward e l'azurd fossero un L articolo. Leviamo quello e l'abbiamo trasformato in azzurro. Chiaro il concetto? Cioè ignoranza pura. A febbraio naturalmente era il tempo di altri pesci, sempre di acque calde. Finalmente marzo, tempore vuope, che si chiamano in italiano poghe. Ora provate ad andare al mercato e chiedere a un pescivendolo un chilo di boghe. Il mio mi rispose una volta, no, non ne ho trovate al mercato. Gli ho fatto osservare che ne aveva almeno 50 kg davanti e che sarebbero i vuote. E picchi un parre come è giusto riparare. Boghe non lo sa nessuno. In italiano si chiama boghe, i vuote. I vuote di marzo sono eccezionali. Ad aprile, i trigger aprile. Una meraviglia. Sono le triglie di scoglio, quelle che si nutrono di alghe, belle, di colore verde, rossastro, ha un profumo incredibile. Non pigliate mai quelle grosse, che non hanno sapore. O le medie, o le piccoline. Le piccoline per una fruttura inarrivabile, da mangiare con le mani, tutte intere, pure la testa. Una delizia. Si chiama trigola. È affettivo. Poi a maggio comincia la stagione dei tonni, quindi alla lunga è tonno a tignité, carne dei poveri, serviva a sfamare la gente una volta, oggi è cibo da ricchi, perché non pescando più i tonni li andiamo a comprare da quelli che possono pescarli, che sono maltesi e giapponesi. E poi comincia giugno, luglio, agosto ed è il trionfo di tutti i pesci che vivono nel Mediterraneo. Una cosa meravigliosa. Al momento di andare a scuola c'era la bagnata di capone. Capone. In italiano si dice lampuga, ma andate a Ballarò al capo a chiedere della lampuga e guardate che chiameranno i carabinieri, insomma, questo è andato, non funziona più. Lampuga, il capone. Che poi tra l'altro a Messina si chiama in un altro modo, a Siracusa in un altro modo, ognuno se la chiama come vuole. Capone è un grande pesce di passa, assieme a un altro compare che è un fanfaro. Delle delizie a buon mercato. Pensate soltanto a tutte le maniere di poterlo cucinare. Ce ne saranno almeno 30, 40, poi ognuna, ogni famiglia ha la sua ricetta. Tutte ricette importanti. Perché? Perché è un pesce popolare, un pesce che costa poco, buono, assolutamente buono. E poi arrivava l'inverno e noi aspettavamo Natale, perché a Natale in quei mercati si cominciavano a vendere anguille. Le anguille si vendevano vive e allora si mettevano nelle barche, nel mezzo della piazza, si riempivano d'acqua di mare e poi si pigliavano con il coppo. Ognuno se le portava vive a casa, il problema era poi scannarle, perché anche se tagli la testa queste continuano a girare. Perché? Perché da noi il Natale non era quello televisivo, cioè da noi non c'era il cappone per Natale, e c'era il pesce. Ecco che cosa abbiamo perso. La bellezza del pesce della vigilia di Natale. Poi l'indomani si mangiava un'altra volta di grasso, come si diceva, e si cominciava con il guadruzzo, che non è neppure parente del pollo del supermercato. Guadruzzo è una specie già estinta. Era un galletto che viveva sull'aia, nutrito come madre natura consigliava, e quindi con i suoi saponi, con i suoi odori, e anche con la difficoltà a poter scippare la carne dall'osso. Mangiare un garruzzo con forchetta e coltello era un'impresa ardua, si doveva venire alle mani. E allora solo a questo punto il
famoso Arruzzo cedeva la sua pregiata e deliziosa carne. Però per noi bambini era proibito, bisognava usare forchetta e coltello, quindi non lasciava la metà nel piatto. E questo era lo scorrere dell'anno. Io mi ricordo poi la scuola si identificava non solo con la bagnata di Capone in Fanfari, ma anche con i primi fumi che non fossero quelli delle stigliole, perché era il momento in cui si preparavano le caldaroste. Bellissime castagne che venivano messe in una specie di cubilotto che pareva un'acciaieria, poi si metteva del sale marino che faceva una gran fumata bianca e ricopriva di un bianco salmastro le bucce della castagna. Ora, il salato con il dolce della castagna dava un sapore che è indimenticabile. Dobbiamo sfatare un mito. L'arancina è femmina o è mascolo? Tutte e due. Tutte e due. Per il semplice motivo che è un problema che si pongono quelli che non parlano più la lingua siciliana. Quindi non c'è più questa diatriba Palermo-Catania, accontentiamo tutti. Una sciocchezza dovuta soltanto all'ignoranza, sia dei catanesi che dei palermitani. Perché? Ma per un motivo semplicissimo. Anzitutto l'arancina è una produzione delle donne del Maghreb, con quello che restava di un risotto giallo di zafferano, con tante erbette, pisellini, con straccetti di carne o di montone o di pollo, ciò che restava praticamente veniva trasformato in una palla. Si impanava, si friggeva e poi serviva agli uomini che andavano a lavorare l'indomani. Questi, per scaldarlo, bastava che lo mettessero al sole per un paio d'ore ed ecco pronto. E in questi mercati passano pure le sirene, che volete farci? E anche roba da mercato. Queste signore preparavano questa palla che rassomigliava a un aranciu, in siciliano corretto. Ora, aranciu in siciliano corretto è l'arancio amaro, perché è il primo che noi abbiamo conosciuto. E come tale è nel vocabolario della lingua siciliana. Aranciu, quindi maschile. Però la lingua siciliana ha pure delle forme dialettali, che sono 9 più 2 parlate tipiche. Nella forma dialettale palermitana l'arancio resta quello amaro, però al femminile perché? Perché nel 1486 delle navi portoghesi invasero la città con delle piante di arancio che però era mangiabile, era dolce. Al punto che ci abbiamo fatto la conca d'oro. Abbiamo chiesto a quelli che li vendevano come si chiamassero quelle piante e quelli risposero in portoghese, copiandolo dal birmano da cui provenivano, na arancia. Noi, pensando che na era articolo indefinito, abbiamo tolto na e restò arancia. E allora abbiamo distinto. A Palermo l'arancia era quella che si mangiava, dolce. Arancio era quello amaro che non serviva a niente, se non in farmacopea. Ecco la distinzione. Ora, siccome siamo cresciute e più andiamo avanti, più diventiamo ignoranti, naturalmente non sappiamo più la differenza che c'è fra un arancio e un'arancia. Ecco perché tutta questa diatriba sull'arancina o arancino, che mi sembra assolutamente di un cretino incredibile. Bene. E un'altra cosa molto interessante nel libro è questa grande contraddizione che esiste nei luoghi del mercato. Cioè, Palermo è sicuramente una città ricca di tradizioni, cioè dove viene fatto il mercato molto spesso alle spalle, diciamo, di queste bancarelle vi sono delle chiese, sacro e profano. Ma anche il modo in cui, ad esempio, si approcciano i palermitani nel chiamare, ad esempio, Santa Rita o la stessa Santa Rosalia, questo tono confidenziale. Il palermitano ha questa confidenza con la santità. Ma è un problema piuttosto grosso, che richiederebbe ore di
di considerazione. Diciamo che i mercati cominciano a nascere, come abbiamo detto prima, fuori le mura cittadine. Poi è successo che fuori le mura cittadine cominciarono a nascere anche le prime case e assieme alle prime case le prime chiese. E non dimentichiamo che una chiesa del capo, quella di San Gregorio Magno, pare che sia stata fondata addirittura da San Gregorio Magno in persona. E le chiese, poi tra l'altro, che erano queste chiese? Erano chiese spesso espressione di un convento, un monastero. Per esempio, vediamo la chiesa della bellissima Immacolata al capo, che altro non era che la cappella di un convento che pare che contenesse qualcosa come 4.000 donne, 4.000 fra madri, suore, novizie, converse. Immaginatevi quello che c'era là dentro, 4.000 femmine messe assieme, immagino, e cosa avevano combinato. E avevano come cappella quel popò di chiesa, che è una delle più belle chiese barocche d'Italia, che ci misero 132 anni a farla, mettendoci dentro di tutto. Non c'è un centimetro vuoto: marmi mischi, tramischi, colonne a torciglioni, quadri, statue, c'è di tutto. È una delle chiese più ricche di Palermo. Pensate che è stata rovinata durante la guerra e ci hanno messo 26 anni soltanto per il recupero. Questo vi dà un'idea di che cosa significa ricchezza. La stessa cosa succede a Ballarò, immaginate la chiesa del Carmine Maggiore o la chiesa di Casa Professa, immagini di una bellezza incredibile, non soltanto nell'espressione esterna, basta vedere le cupole, che sono dei piccoli capolavori. Addirittura guardandole dall'alto si vede una massa di vecchi tetti e poi uscire come due isole queste due cupole, che sono quella di Casa Professa e quella del Carmine Maggiore. E questa è una bella foto che ha fatto Andrea Ardizzone, veramente unica, bellissima. I tetti sembrano mare in tempesta, sembrano ondeggiare. Ecco, queste sono le immagini belle delle chiese. Poi, naturalmente, accanto alle chiese sono nati anche dei palazzi nobiliari. E sono nate un sacco di evenienze architettoniche di grandissima bellezza che si andarono a posizionare, curiosamente, accanto ai resti delle mura fenicie e delle mura romane. Quindi immaginatevi che pasticcio architettonico si può ancora godere facendo a piedi questi due mercati. Dai mercati abbiamo ereditato anche tantissimi modi di dire, quando si asciugano i balati da vucciria, oppure riparatevi cacchiovi, e ancora oggi sono utilizzati. Sì, vengono utilizzate, anche se oggi la vucciria, come sapete, è morta definitivamente. Non è morta per malattia, è morta per suicidio, cioè l'hanno uccisa gli stessi commercianti che prima lavoravano lì. La colpa purtroppo va addebitata a Renato Guttuso, in quel bellissimo quadro che è la vucceria del 1970-71. Si vede questa bellissima vucceria con le tende, i pesci, la frutta, la verdura, la gente che si fa largo in questa strettoia. Ebbene, quel quadro ispirò un sacco di cineasti che vennero a girare dei documentari, poi ci fecero dei film. Insomma, la vucceria diventò un set cinematografico e i suoi abitanti, i suoi commercianti, non si credettero più commercianti, ma attori, comparse. Avevano cambiato ruolo e questo le uccise, anche perché la gente è culturalmente debole e non seppe reagire, non capì più niente. Vedeva che bastava mettersi lì a fare il loro cosiddetto mestiere per poter avere dei soldi. E purtroppo questa ingordigia e questa stupidità, unita all'ignoranza, li ha distrutti, li ha fatti perdere. La vucceria è morta, non c'è più.
purtroppo non esiste più. Oggi è un luogo di delizie, si chiama La Movida. In effetti è un luogo dove c'è traffico di droga, tutti i tipi di droga, si trova di tutto, si beve tantissimo, ci si sbronza, al mattino si trovano migliaia di bottiglie vuote buttate per strada, come si usa, e quindi è un immondezzaio a cielo aperto, con delle rovine di palazzi che non sono stati mai recuperati o restaurati. Una vera vergogna, perché dimostra anzitutto l'insufficienza amministrativa di chi ci governa. Non dimentichiamo che noi abbiamo ancora, proprio nei centri storici, a Ballarò al Capo, i resti dei bombardamenti del 43, cioè sono passati 70 anni e le rovine stanno ancora lì. Cioè, è mai possibile che in 70 anni nessuna amministrazione comunale ha potuto togliere questa vergogna? Io, quando mi porto degli ospiti, resto imbarazzato alle loro domande. Mi chiedono sempre: terremoto, quale terremoto? È il bombardamento del 43. Siamo l'unico posto in Europa dove esistono ancora le macerie del 43. Cioè, roba da cadere la faccia a terra. Ora, è mai possibile che in tanti anni nessuna amministrazione comunale ha avuto la sensibilità, l'intelligenza, la cultura per togliere questa vergogna? Questo mi umilia. Ecco, queste sono le cose che mi fanno pena, mi addolorano profondamente, perché io amo la mia città, ma la vorrei un pochino più normale. Secondo lei che futuro hanno questi mercati? Beh, diciamo che il mercato della bucceria è finito per sempre, scomparso, suicida. D'altra parte, non ho mai capito perché l'avevano considerato mercato storico. Il mercato storico era un altro che è scomparso negli anni 30, che è il mercato di Lattarini. El Hatarin, oggi si trova soltanto a Tunisi, è il mercato delle spezie, delle droghe, che fu distrutto negli anni 30, in epoca fascista, quando si pensò di fare una Palermo più elegante, più moderna. E allora il mercato delle spezie di El Hatarin fu distrutto. E al suo posto ci fecero la sede del Banco di Sicilia, la Cassa del Risparmio, anzi il luogo si chiama oggi Piazza Borsa. È una cosa assolutamente vergognosa, ma bene comunque. Ogni tanto c'è qualcuno che decide di fare Palermo più bella ed è meglio che se ne stia a casa sua invece di fare danni. Vabbè. E che cosa mi hai chiesto esattamente? Che futuro hanno questi mercati? Che futuro hanno questi mercati? Io direi che i due mercati di Capo e Ballarò si sono salvati grazie ai migranti. Cioè, questi sono venuti al posto dei loro nonni, che furono quelli che fecero i due grandi mercati. E grazie a loro, se questi due mercati vivono ancora. Quindi ringraziamolo, anzi li ringrazio da palermitano verace, perché sono loro a tenerlo in vita, con i loro piccoli commerci, con i loro abusivismi, con la loro presenza che è sempre gradita. Quando ci avviciniamo con la macchina fotografica, questi ci sorridono, che è una cosa bellissima. Mentre i palermitani subito si rifiutano di farsi vedere fotografati al Capo. Meglio una bella fotografia al supermercato elegante, con l'aria condizionata. E questi ci ricordano chi siamo, da dove veniamo, che lingua ci hanno insegnato loro. Che cosa ci hanno insegnato come marketing? Ce l'hanno insegnato loro, la bagnata, il franchising, la joint venture. Tutto questo nasce dalla loro cultura. La nostra lingua nasce anche da loro. Pensate che se non fossero arrivati quei feroci conquistatori dal nord Europa, che chiamammo normanni, noi oggi parleremo la stessa lingua che si parla a Malta. Non ci ha pensato mai nessuno. In cambio ci riportarono in Europa. Fu un bene, fu un male, non lo so. Non possiamo fare
le considerazioni sul sé, però diciamo che noi tornammo in Europa dopo l'arrivo dei Normanni, perdendo una parte della lingua che parlavamo. Parlando di lingua, non dimentichiamo che Caput Seralcadi ci deve fare riflettere, cioè dopo l'anno 1000 qui si parlò una lingua che era un misto di latino, arabo, c'erano dei termini presi dagli ebrei, dei termini venuti dalla Spagna, gli spagnoli no, erano sefarditi, cioè ebrei che venivano da Sefardia, Sefardia è la Spagna in Yiddish. Quindi tutti questi termini arrivano, vanno a unirsi a quello che parlava la gente del popolo. Solo qualche secolo dopo, pensate, ai tempi di Federico II, quindi passeranno un paio di secoli e saranno la lingua siciliana. Cioè quella grande, creeranno quella grande scuola poetica siciliana che darà al mondo delle cose meravigliose come Ciullo d'Alcamo. Ecco, nasce lì, da quella gente che veniva da ogni angolo del Mediterraneo. E non ci pensiamo mai. La ricchezza nostra è la multietnia, è ricchezza. Che ne può pensare qualche ignorante, purtroppo? Ci possiamo fare niente. A proposito di lingua, lei ha fatto anche un dizionario in cui ha ricercato le parole siciliane, cercando appunto di capire da dove derivassero questi termini, e il più faticato è stato un termine in particolare. Ce ne vuole parlare? Perché io so questa piccola curiosità. Qual è questo? Il termine amunì. Ah, sì. Purtroppo devo confessare che sono autore di un dizionario sentimentale della parlata siciliana. E ci ho lavorato quasi 3 anni e mezzo, perché avevo notato che i siciliani non capiscono ciò che dicono. Cioè la loro lingua è per loro un mistero, tant'è vero che lo impiegano anche a sproposito. E allora ho cercato di far capire che significa realmente quella parola, da dove ci arriva e perché. Fra le cose più difficili da trovare come etimologia è stato amunì, una parola veramente strana che per me era assolutamente spagnola, perché un giorno in Spagna mi ero fermato a un distributore, un bar, c'erano dei camionisti su un camion spagnolo e uno fece all'altro: ehi Pedro, amunì. Ho detto: porca miseria, amunì è spagnolo, chiaro. E allora? Se lo dice Pedro. Se lo dice Pedro. Comincio a cercare e tutti gli esperti di lingua spagnola in Italia mi dicono che non è spagnolo. Mi indirizzano addirittura al presidente di un centro di lingua spagnola, non mi ricordo più come si chiama, Accademia Nazionale de Lingua Spagnola, più di là non si poteva andare, e questo signore molto cortese mi disse che non era spagnolo, però considerando che in Spagna ci sono decine e decine di forme dialettali molto curiose, poteva essere conseguenza di qualcosa del genere, nato possibilmente anche in piccole zone ristrette. La fortuna mi aiutò, perché qualche anno dopo ho avuto il piacere di conoscere una nobildonna spagnola che era venuta a Palermo e voleva fare un giro per la città, soprattutto conoscere la città spagnola, e mi scappò questa storia, raccontai questo. La signora sbottò a ridere da pazzi, perché mi disse che curiosamente quell'amunì si diceva soltanto nel suo feudo, quindi pensate, in un pezzettino piccolo così di Spagna, perché aveva avuto un'occupazione di gote o visigote, adesso non mi ricordo esattamente il termine, e si scriveva Amunt, ma si pronunziava Amunì. E naturalmente ho citato la signora, ringraziandola, perché per me è stata una scoperta incredibile. Pensate che abbiamo optato per il greco, per
il latino, un sacco di altre lingue, ma purtroppo sto Amoni non usciva da nessuna parte. Finalmente fu chiarito il termine Amoni. E il termine invece più bello a cui è legato lei, che ha un'origine particolare, esiste, c'è, è una curiosità che ho io. Ma il termine più curioso è, ho assistito alla nascita di un lemma, come si dice fra persone colte, c'è una parola. Chi è che inventa? Vi siete mai chiesti a proposito chi è che inventa i nomi? Ci sarà qualcuno che ha pur deciso per la prima volta di chiamare una cosa con un certo nome. E in genere resta nascosto nell'oscurità del tempo. E invece ho assistito un giorno ad un trasloco alle 7 del mattino e c'era un ragazzo, Gel naturalmente, Cristina, pinocchietto rosso, camicia a fiori, mentre stavano scaricando dei mobili da un palazzo, questo si lamentò per un pitenchione. Che mi ha fatto questo pitenchione? Mi sono stupito e gli ho chiesto che significasse pitenchione. Lui stesso mi ha guardato e fa: non lo so, però sto cosa così, non serve a niente, rosso, a matola, cioè per me è un pitenchione. E allora mi sono preso il suo nome, cognome, indirizzo, ho messo la data e ho detto che quel giorno lui aveva inventato un nuovo termine siciliano. Ecco. Invece nel suo libro io ho trovato un termine che non conoscevo, che è attaccaghieddi. Attaccaghieddi. Che cosa sono gli attaccaghieddi? Attaccaghieddi sono, sono tutto ciò che resta in una merceria di nastri, nastrini, che non si riescono a vendere. Sono praticamente dei residui, degli scampoli. Allora si mettono in genere in un cartone e si vendono all'occorrenza. Ora questo termine l'ho trovato scritto, pensate, su un cartone che conteneva preziosi libri antichi alla biblioteca comunale di Casa Professa. Era pure scritto sbagliato. Quindi i mercati sono veramente un tesoro e custodiscono dei segreti e delle storie che altrimenti andrebbero perdute. Ma il segreto più grande di questi mercati qual è? Ma la vita. La vita, assolutamente. Sono posti ancora vivi, dove si possono cogliere i sentimenti, le emozioni, le commozioni di tutti quelli che ci vivono. Che sono pronti a regalarvi. Basta avvicinarsi con molta modestia ai banchi dove si vendono cose incredibili o andare a frequentare questi vicoli la domenica mattina, dove se avete la fortuna e la pazienza di aspettare potete uscire da un vicolo magari della gente di colore vestita con abiti meravigliosi e le donne così belle, colorate, che sembrano farfalle, con delle parrucche da regina. Gli uomini sono eleganti, tutti in bianco. E avete l'impressione di vivere una pagina di Via col Vento. Ecco, quella è una grande emozione che ci fa ricordare che Palermo, grazie a loro, è ancora viva. Un'ultima domanda. Il suo ricordo più bello legato a questi mercati? Ma i miei ricordi sono di natura personale, perché io debbo moltissimo a mio nonno paterno, grande conoscitore della città, e lui mi portava in giro per i mercati, raccontandomi tutto. Conosceva la città nei minimi dettagli, nelle cose più curiose, più strambe, negli angoli veramente dove nessuno avrebbe pensato di scoprirci qualcosa. E nonno Gaetano mi fece conoscere Ballarò, il capo, la cuceria, e a lui debbo tantissimo, perché mi insegnò la parsimonia, perché era di un'avarizia sordida, prese mai, non dico un tassì, ma una carrozzella, un tram, mai, si camminava solo a piedi, anzi aveva messo a punto un sistema per percorrere la città sempre all'ombra, anche in estate.
un matto assolutamente. E a lui devo tanto, mi insegnò a conoscere la mia città. Grazie per questa intervista e speriamo di rivederci prestissimo. Grazie a voi tutti. Va sempre l'aglio, signora. Un netta, che monetta! E lo so, è la puta, è il ragione!